tutte. Ciao a tutte! Benvenute. Anch'io devo Sì, salutare, saluto ciao a anche te tutti! ancora. Benvenute in un nuovo video. Questo è un pacco che mi è arrivato oggi col corriere. L'ho soltanto aperto già per comodità. Guardando se sento se ha comprato lei, perché può anche fare apposta a dire che invece l'ho comprato lei. No, non l'ho No, non mi comprato sembra, non io. mi sembra, non mi sembra. Allora, questo è un regalo che mi ha mandato Erika, quindi Kika 73. Ci siamo fatti uno scambio di pensierini. Lei me l'ha mandato in questa busta. Ho coperto tutti gli indirizzi. Adesso svuotiamo la busta perché ci sono Papà, sai, dentro. finalmente non ha speso soldi. La felicità del papà e del suo animaletto. Allora, apriamo un po' alla volta tutti questi pacchettini perché sono curiosissimo. Guardate come me li ha Quanti confezionati. belli, Cioè, è quasi un peccato quanti. utilizzare questa carta, veramente, però. È difficile non Vediamo se riusciamo magari a sì, non ecco, romperla va, tutta. forse. Allora, iniziamo col primo. Guardate che bella carta da regalo con su Elsa. Quindi Frozen. Apriamo. E vediamo cosa Ah, è c'è già dentro. che Guarda quanta è bustina, rotta, Elsa. allora ha preso una botta. Nei È rotta. corrieri sono sempre degli animali, praticamente. Sì. Allora, guardate quanto l'ho imbustata. Vediamo, sono Questa è curiosissima, ma vivina, ma è anche così. perché ce l'ho da oggi pomeriggio. E no, mi è arrivata poco prima che andasse al lavoro, quindi ho soltanto controllato e basta e l'ho aperta. Vediamo. Che bella! Allora abbiamo questo che è una busta sorpresa di Hello Kitty, perché lei sa che adoro Hello È Kitty. vero, abbiamo anche la macchina così. Adesso Che cameraman metti in pausa perché dobbiamo. No, aspettate, aspettate, aspettate. pausa. C'è la letta. Hai Dobbiamo rovinato la busta. scoprire. Beh, se devo scoprire cosa c'è dentro, come facevo? Kitty, però mi dispiace. Hai rovinato, per dovevi tagliare da sotto. Vabbè, ma tanto Vabbè, c'era una ormai. lettina, vabbè, La pazienza. ritaccheremo casomai. Povera Kitty. Allora, lì che si apriva c'era Sì. adesso. Ah. Quante cosine qua dentro. Allora, dentro queste che sono di sicuro delle portamine, secondo me. Vediamo. Se capire come si apre. Ecco qua. È proprio Sì. svampita. Sono un portamine. Bello. Quindi questa. Una No, questa. porta, è una porta Sì, mine. guardate che bella, è una matita. Col portamine sembra addirittura una penna, bella cicciotta, bellissima. Poi c'è dentro questo tag che sembrano quelli anche da mettere sulle valigie con scrivere il nome, che non andrà mai in valigia. Un righellino bellissimo, guardate. Ti che per fare i disegni. Come si apre? Sì, Aspettate perché non aspetta. sforzare, per carità. Ok. Diventa un righello da 30 centimetri con tutte le sagomine per fare i disegni. Mi ha mandato in tilt il telefono, quindi abbiamo dovuto chiudere. Come vedete, il righellino dopo diventa molto piccolo ed è veramente carinissimo. Poi ci sono dentro 1, 2, 3 fogli di carta da lettera. Teniamola piegata bene. Bello. E queste sono le Ha fatto un bustine. errore da te, Hello Kitty, perché te ci vai male. E queste sono delle bustine così, guardate che carine. Logicamente non Non andranno per mai niente, abbiamo nessuno. fatto la macchina. Sì, ma logicamente non le spedirò mai nessuno delle cose che do. No. Questa invece è la borsa che io non mi sono preparata. Scopriremo come si apre. Penso che Lì ormai il non. bianco, Luisa, sarà. Ma dove c'è il bianco non c'è il seme per romperla. Ci serve una forbice. Vediamo se la riesco. Questa è la borsa che lei fa vedere in un video. Quindi è una bag in bag. Quella che anche lei utilizza. Vedete, è trasparente, dorata, bellissima. Per Bella. poter mettere dentro tutte le cosine. Quindi gli trovo sicuramente una postazione. Magari anche per le cosine della Cameo. Adesso vediamo. Guardate che carina. Poi è molto particolare perché comunque è di plastica con tutte queste rifiniture dorate, molto bella, con una cerniera interna, carinissima. E quindi questo era un'altra cosa contenuta in questo pacchetto e lo mettiamo da parte. Mi piange il cuore. Hai rovinato Hello Kitty. Non ci ho pensato. Perdonami, Kitty, per questo sacrificio. Allora, iniziamo questo.
regalo di Giulia fatto da lei. Per chi non lo sapesse, Giulia è la bambina di Erika. Vediamo cosa mi ha regalato, sono curiosissima. Mi dispiace. D'altronde sono incartate bene. Oh, che bello. Che pacchettato bene. Ci vuole la forza. Non mi ero preparato una forbice, vedete. Quella volta che non te la prepari ti serve. Non mi aspettavo che mi servisse, ragazzi. Tanto poi, sta scoppiando le palline. Guardate che carine. Queste qua sono le scatoline che fa Erika. Quelle che sono fatte con i tappi. E c'è dentro qualcosa. Vedete, ha messo questo washi. E sicuramente quello dell'IKEA con le farfalle. Questo non lo so perché non l'ho mai visto. Sei un investigatore che sai tutto da dove viene la roba adesso. Beh sì, non è che... Oh, guarda che mi piacevano un casino queste. Ah, quelle blu che ha fatto vedere in un video. Quelle blu che ha fatto vedere in un video. Ah, che belle, sì sì, ho visto anch'io. Che, perché non le ho mai viste così sinceramente. Cioè lei, so che le ha trovate anche lei in un negozietto, perché è vero che di questi colori così accesi non si trovano. E le graffette sono sempre utilissime perché io le uso tanto. Bene, bene. E di questi colori fluo mi piacevano proprio. Bellissimo. Quindi grazie Giulia, eh. Bellissimo, mi è piaciuto molto. Adesso ci vuole una lavora per chiudere. Ok, abbiamo chiuso. Guardate, bene. Però sono carinissime queste scatoline riciclando i tappi. Poi mi piace anche la farfallina in legno. E mettiamo da parte anche questo. Poi ta, 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 ta. Ne facciamo altri danni. Vediamo. No, non rompo niente. Questo è un altro pacchettino. Vediamo. Stavo per rompere una bustina. Queste sono delle cose che ha fatto Erika. Allora, vediamo. Oh, vedo delle robe bellissime, eh? È pazza. Allora, lei sì, me l'aveva detto che praticamente lei fa le perline, però comunque lei si era ispirata per farmi i regali a dei tutorial anche di altre ragazze. Io so che lei metterà il video in cui dice che tutorial ha usato, però per fare questo che adesso andiamo ad aprire, il tutorial è quello di Sara Spoltore, che credo anche di essere iscritta al suo canale, e dopo lei l'ha rivisitato per farmi il è pensierino. Giusto dare a Cesare che di Cesare? Sì, no, cosa giusta, ha fatto bene, infatti gli ho detto sì sì tu dammelo. Guarda, quando uno fa dei bei... Cioè, ragazzi, che bello! Stai un po' ferma, la posso anche inquadrare, eh? Vabbè, ma pesantissimo, fa del mio colore preferito, sembra una ametista. Se stai un po' ferma... Ok, sto ferma. No, mi tocca fare come una mosca. L'hai inquadrata? Sì. Allora la guardo, guardate che bella. Ma cioè, ragazzi, è un cristallo, questo qua è cristallo, cioè non è plastica, è proprio un cristallo perché è pesantissimo. E questo sicuramente diventa il ciondolo di una collana, perché vedete, gli ha messo gli anellini, sono quelli che uso anch'io per fare gli inserti nell'agenda. Le dita due camera, eh. Ma scusa, quando una persona vede una cosa così carina... Vabbè, ma devi capire che uno deve correre dietro, ma... Allora mettiamolo via, guardate, anche i sacchettini in organza, che belli. Sì? In organza. Oddio, è una parolaccia organza? No, non è una parolaccia organza. No, mai. Metto qua, dentro anche il bigliettino, così. Cioè, ma si inventa? No, non me ne invento le cose. Allora, vediamo. Queste invece sono le sue creazioni con cristalli, questi me l'ha scritto cinesi. Ha specificato che poi io non me ne intendo, sì, che quindi... dopo uno è giusto che aspetta, però aspetta che vada. Ve lo dico perché più che altro lei dice giustamente, ed è vero, lo so, perché ho guardato molti video, ci sono perline e perline, ci sono quelle da poco e quelle molto costose, quindi quando comunque una persona realizza qualcosa con le perline non si può dire che costa poco, perché non, se uno non se ne intende. Guardate. È sempre un bel lavoro dietro, e quindi non ha mai un prezzo, un valore per il lavoro fatto a mano. La prima con cristallino bianco. Non si nota perché è trasparente. Sì, è sul rosetta, mi sembra. Non lo so. Ah, la bella, perché è trasparente. Forse è un rosa molto chiaro.
Questo è un bianco latte. Sì. Ok, fatta incastonata in questo modo, bellissima. Poi ne abbiamo, sto prendendo una sul blu. Poi guardate che belline, perché sopra hanno anche un altro cristallino. Quindi sono molto carine. Se dopo va fuori fuoco, perché non stai mai ferma? È difficile stare fermi, eh. Questa con una perla. Abbiamo questa che è Sembrano quelle bellissima. Non perle che ci trovo, io trovo da piccolo nel formaggio o cosa, sai? ne ho mai trovate. Sì, le ho trovate, erano, sì, vedete che non erano quelle. Questa con questa perla color ciclamino metallizzato, con sopra un'altra perlina piccolina trasparente, incastonata in un modo diverso. Questa è molto carina, sembra quasi un'ambra. E Sì. tutte hanno sempre l'anellino di varie misure. Bello. Poi ne abbiamo La terra. una azzurra. Che terra? La terra. È la terra in miniatura? È l'oceano? Ah, È un po' di fantasia, no? beh, No, insomma. insomma, vabbè. Questa che è sempre sui toni del lilla. 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 Uliola. Ok. Un'altra azzurra. Guardate che carina Però non, incastonata aspetta, questa. ti adesso perché non sei di particolari? No, non sei, non si notano più di così. No, Forse se li metto magari giù. perché ci vuole una via da lì con la mano. No, non, sì, ecco, si nota adesso. Sono così nelle piccoline. Perché la devi. Aspetta. Questa è blu, se non mi Sì, inquadro. bella, bella. Ok. Poi Noro. questa che è sul marroncino. Sembra oro. E poi ne abbiamo due con dentro la perla, però cambia che sopra una al cristallino arancione e Sì, l'altra al cristallino verdine. perfetto. È perché sono particolari, piccoli Ok. con la telecamera si fa Anche fatica. questa sempre nel sacchettino in organza. Tra poco ci vado da dietro per Essendo piccoline, poi essendo cose piccole, trasparenti, che vederli. luccicano un po' No, con è le giusto luci. far vedere bene una cosa, sennò Vabbè, sì. dopo. Ok. Già il pensiero che ha fatto è molto bello. Intanto io le tengo separate come sono, sennò dopo. Nei sacchettini di. Plastica. No. Questa è organza. Arroganza. Ok, Devo dirmi, devo passiamo trovare la parola arroganza a un in giro. altro pacchettino. Un sacchettino. Oh, la coccinella. Oh, la farfalla, che bello. Avremmo da fare molti botti con questa che la. Perché Oh, è carta. tinta. Allora, apriamo. Che cosa mi ha fatto? È pazza. Dopo per forza mi dici che c'hai mal di testa per dei giorni. Chi io? No, lei. Ah! Per forza. Siete compagni di mal di testa voi due. Allora, questo è un tutorial preso da 75 Marghe 75. Adesso ve lo mostro. Ah, mi ha messo dentro i gancettini da mettere in più se lo volevo allungare, guardate. È una stella marina? Fantasia No, secondo me è un mia. fiore. È un cuore, sembra una È un stella. fiore. Cioè, le punte, Incastonato. un pentagono. Una stella, secondo me è una Sì, stella. la stella marina, una stella, insomma. Insomma, guardate il colore, sempre sul lilla, Come rosa. brilla? Sì, Se tantissimo. non Poi c'è qualche gas sono ladra. molto pesanti, sono enormi questi cristalli. E Si porta. guardate come è incastonato dietro. Veramente Benissimo. molto bello. Poi mi ha messo dentro anche due anellini in più. Spero non No. siano andati persi. Tra cecchi. Dentro Li rimettiamo subito dentro nella nel sacchettino sorgentina. di Organza. organza. Devo trovare sto nome. Poi, poi. Poi, poi. Andiamo avanti. È uno spacchettamento senza fine. È arrivato Babbo Natale. Allora, anche qua c'è il bigliettino.
Questa è una sua creazione con gli se Swarovski. Devo anche ok, se non sbaglio, questo sembrerebbe ormai una lavorazione sta andando a rotta, lei non mi ascolta neanche più. Vabbè. Cosa? Se andava il piano col bigliettino, inquadravo meglio, ma lei è partita a vedere le beh, cose. volevo vederla, scusami tanto, Ah, creazione con. Ah, mia creazione con Swarovski. Scusa, dopo giustamente ti critica, dice, non mi fai vedere le mie cose, ti ho fatto. Dai, boh, andiamo. Bello. Questa è una collanina. Bello. La lavorazione così dietro dell'incastonatura. È un cameo come quasi. Sì, è fatto come un cameo. E credo che ci siano dentro okay. Anche dei cristalli, quelli aurora boreale, perché hanno molti colori. Oddio, un'altra cosa. Oh no. Sì, sono quelle aurora boreale, secondo me. Ecco. Okay. E cos'è che i cosi rossi lì? Perché non so. Quello in mezzo è una farfalla. Ah, una farfalla, sono cieco. È un cabochon a farfalla incastonato. Con questa, sicuramente la parte centrale è la lavorazione a peyote, perché ho visto quando... Cosa? Peyote. Non faremo con... No. No, no, perché... Non faremo con niente. Ah, ma scusami, ma... Veramente stai, hai mangiato di peia per cena? No, perché ho visto un suo tutorial che faceva la incastonatura di un cabochon con la coccinella a peyote e quindi mi ricordo. Cioè, non è che sono scema e non mi ricordo le cose che guardo, eh. Sì. Che tra coyote e coccinella, non vado d'accordo. Guarda che le farendi. Vabbè. Minacciate in diretta. Sì. Vabbè, me l'ho già preso quel video del tiramisù, quindi. Per forza, dici più stupidate che tutto. Vabbè, dai, sono belli i regali, complimenti per me. Bellissimi. Questo è un altro, vediamo. Sempre con gli Swarovski. Adesso faccio vedere con calma il bigliettino. Se giustamente, non perché se è giusto fare... Mia creazione con Swarovski. Ok, ok. E questo? Sempre un sacchettino... Organza. Ma notate il colore? Non avete neanche notato il colore? Fucsia. Ormai. Questo è un anellino. Bello. Guardate che bello. Per fare? No. No, sono... Uccidi la mano. Fiori, forse. Fiori? Mi sbaglio. Sì, sono fatti a fiori. Cioè, non so come ho fatto, Ma sono. È perfetto. Ma sono cose. Questi sono Swarovski, sono quattro Swarovski. Non sono perline. Queste sono perline. Ma fatto. Che sono tutte intrecciate e c'è il tutorial sul suo canale. Guardate, boh, lo teniamo su. E il filo non si rompe? No, perché in teoria è filo apposta. Ah. Cioè, certo, sì, logicamente non vabbè, è. Certo. Ti ci mette a giocare. Non è cotone, ecco. La tengo su. Ecco, bene. Mi dispiace toglierlo. Passiamo a questa scatolina. Vediamo che anche questa è un po' schiacciato. E guardiamo cosa c'è dentro. Nel momento da non te lo rompo le palline qua. È vero che aspetta ti piace. Vediamo. Questo. Ah, ha fatto le sue clip. Aspetta. Questa col fiocchetto, col bottoncino, col fiorellino bello. Bianco. Bello. Oh, poi questa quella, guardate questa, con la rosa. Bene. Bellissima, poi adoro queste rose in resina. Questa, con questo bottoncino qua. Cos'è scritto? Love. Vedi che non stavi dicendo love. Ah sì, love. Love, quei cuori. Non sei geloso? Perché? Se mi scrivono love. Vabbè, ma la conosco, ti vuole bene? Sì, ormai la conosce perché, cioè, siccome che parliamo per ore tutti i giorni... Quindi logicamente, poi con i messaggi audio, perché noi ci divertiamo un casino con i messaggi vocali, quindi ci parliamo per ore, quindi ormai la conosce. Passiamo al secondo. Tac. Stai rompendo proprio le palline però, sì. Dai, chi non ha mai fatto da piccolo sta cosa qui? Sì. Bellissimo. Aveva paura che ci rovinassero le cose, guardate come le ha confezionate. Aspetta, questa velina sicuramente la posso tenere. Uh,
Questo con il cabochon così. Si chiamano così. Perché hanno questa forma arrotondata. Scusa, in italiano non c'è il termine. Non lo so, io li ho sempre conosciuti come cabochon. Adesso, vabbè. Guardate questo. Cosa vedete? Sembra una zingara. Una gitana sembrerebbe. Aspetta, proprio fatica a mettere fuoco. Sì, perché comunque. Sì, ecco, sì, si vede. Sì, la zingara mi sembra. Ok. Bello. Questo è il bigliettino. Guardate che carino. Mi ha messo qui. Mi ha messo la coccinella. Aspettate, prima leggo se non ci sono cose pesanti No, all'interno. aprire senza magari. Questo lo conserviamo da qualche parte. Lo appoggio dove che non si rovini. Non so, Questo metto lì dietro. no, perché no, perché questo si rovina. Lo appoggio intanto su una di queste bustine. La cucina ne ha portato sempre fortuna. Leggiamo il Adesso va bene, bigliettino. fortuna. Forse era prima aprire il bigliettino, poi avevo fatto l'opposto. Cosa? Prima era da leggere il bigliettino e dopo era da aprire tutti i regali. Una sorpresa. Non si può Mickey leggere. Minnie, sì, vabbè, non è niente di che, però non mi piace farlo vedere. Ma ha scritto semplicemente che voleva fare di più, però è stata malissimo in questi giorni, però ci ha già fatto tantissime Vabbè, no, cose. dai, sei stata Quindi è brava, stata fin dai. troppo No. brava perché ha avuto mal di testa allucinante per dei giorni. Che uno sarei, sa che soffre di migrania, quindi È sa una cosa vuol sfiga di dire. famiglia, quindi c'è cioè, di famiglia allargata qua ormai. Quindi abbiamo tutti mal di testa. Quindi io ringrazio tantissimo Erika, ringrazio anche Giulia per il suo pensierino, mi è piaciuto tutto moltissimo. Grazie, grazie. Adesso farò tutti i video con su questo quando non devo decorare perché sennò sono io. Per voi Grazie, non c'è nulla. grazie. Ah, che cattivo. Ditelo alla zia. Ok, il video finisce, io ringrazio tanto Erika per tutto quello che mi ha regalato e ha creato perché è tutto bellissimo e mi è piaciuto proprio tutto, sono felicissima. Quindi ci vediamo nel prossimo video, spero che sia piaciuto tutto anche a voi. Vi metto il canale di Erika comunque nell'info box, ma penso che la conosciate tutte, Kika73. Ciao a tutte e alla prossima! Ciao a tutti.